E allora, l'altra volta ci avete visto oscurati, questa volta vogliamo essere occultati. Buon pomeriggio a tutti da Gabriele e Ugo. Siamo qui, questa è una puntata speciale, avete sentito questo inno forte. I cori della curva nord inferiore. E allora, te lo dico con la voce, te lo dico con l'amor. Esattamente. Il Palermo è la mia passione. Bene, la puntata di oggi è Palermo benvenuti Calcio. Benvenuti a tutti, abbiamo salutato. Benvenuti, sì, benvenuti, sì, a benvenuti tutti. E buon pomeriggio a tutti. Una puntata scoppiettante. Non ha bisogno di essere presentata, considerato quello che vedete. Sì, sì, credo che già qualcosa si sia capito. C'è scritto da tutte le parti. Tutte le parti. Non vogliamo parlare di Serie A o Serie B. Serie A, Serie B. No, anche perché, guarda, se vedi questa bandiera, è la bandiera quando 10 anni fa all'incirca. Sì, a 10 anni. Ecco, quindi non ho intenzione 11 anni, di cambiare la lettera assolutamente. Quindi no, quelle belle vabbè, volendo, guarda, basta fare un'altra di questa accanto. Non si può cambiare, quindi arriva questa. Deve necessariamente rimanere questa. Assolutamente sì. Una puntata scoppiettante. Scoppiettante perché siamo alla vigilia di un evento importante. Molto importante, e abbiamo qualcuno che ci controlla durante la partita. Sì. Domani saremo... Ma penso anche durante questa diretta radio comunque. Sì, mi sa che il Carpi ha fatto un esposto anche per Radio Chiama la Sicilia. No, anche perché infatti... mi risulta che sono già a Palermo. Vogliono venirci a trovare qua in studio. Abbiamo... No, ma noi c'è qui una persona seduta che ci sta osservando, è un giudice che vedrà l'operato di questa trasmissione per capire se siamo sportivi o meno. Infatti, noi siamo sportivi. Poi vedrete che alla fine noi dimostreremo. Sì, lo diciamo, quello è l'invito, no? Sì, se vogliono venire qua in radio abbiamo cagnoli, bignè, sì, arancine, e visto anche il clima così rigido, esatto. C'è anche la frittola, c'è il paio alla milza, insomma cose abbastanza leggere e fresche da mangiare, e lo dice anche il clima, questa sciarpa di lana, fresco di lana, esattamente, quindi, sì, noi sì. Non sudiamo oggi, cioè, vogliamo questa sciarpa così, siamo avanti. Vi ringraziamo, però io non vedo bene. Come ti senti alla vigilia di questo big match? C'è chi dice che il Verona farà una passeggiata. Una scampagnata. Una scampagnata. Il Palermo farà un picnic. Insomma, sarà a mangiare praticamente. Penso proprio di no. E io volevo... Cioè, come si fa a controllare se i nostri ragazzi o i ragazzi del Verona domani faranno una partita sotto tono? Come riesci tu, giudice, a verificare effettivamente se questi ragazzi corrono, se i giocatori corrono? No, non lo so. Ma io posso anche correre, ma sbagliare. Credo che questo sia nel buon senso poi di questi giocatori. Verona perdendo avrebbe diritto a 40 milioni di euro. Sì, dati dalla federazione. Se guardiamo le ansie che stanno girando per adesso, c'è cioè di no, tutto no, e di più. Dico che più che ansia, secondo me è proprio un'ansia. Un'ansia continua. Comunque vinca il migliore, la palla è rotonda, noi ci facciamo rotonda, la nostra partita. Il Verona non regala niente a nessuno. Non domani frega niente, vince il Palermo. Abbiamo giocatori, c'è il tutto esaurito. 35.000 spettatori. 35.000. Sono giocatori distratto perché stavo ricevendo messaggi. E quindi ecco, vinca veramente il migliore, di quel di là di quelle che poi le due partite credo siano in contemporanea, no? Palermo, sì, Verona, sì. Le partite Udinese sono in contemporanea, quindi ci sarà questo giudice che guarderà con un occhio da una parte, con l'occhio dall'altro, esatto. Insomma, bisogna capire. Ma che cosa c'è da capire? Non lo so. Palermo deve dare l'anima necessariamente, come non ha quasi mai fatto quest'anno. Sì, sicuramente, e quindi questo stadio pieno sarà invoglierà i ragazzi a dare. Per questo dare anche è stato bello, anche un segnale giusto, soprattutto alla fine, da parte della Palermo Calcio, quello di aver ridotto i biglietti.
di tanto e rendere accessibili proprio per invogliare i tifosi a, però ce lo dobbiamo comprare questo stadio, Ugo. Ormai le grandi aziende hanno lo stadio di proprietà, le grandi squadre devono avere degli introiti dovuti dal merchandising, insomma non possiamo più pensare di aprire un centro commerciale. Vabbè, niente, no, no. E prendere ora peccato. Necessario assolutamente autofinanziarci con lo stadio di proprietà, con i vari Palermo Point, tutto quello che gira attorno al Palermo Calcio. Assolutamente sì. E trarre beneficio da questo. Partirà una telefonata adesso? Ora tra qualche minuto sentiremo in diretta telefonica il Guglielmo Miccichè, che è il vicepresidente del Palermo Calcio, ecco, che ci dedicherà qualche minuto su quello che è il clima che si sta vivendo. Perché dico il clima che respirano i giocatori, ormai lo sappiamo, sicuramente è un clima molto teso. Sicuramente sì. Questo. Il clima che respirano i tifosi è un clima di ansia, misto a comunque a voglia di riscatto, a voglia di esultare, di poter scacciare via questa brutto pensiero. Mm-hmm. Il clima che respirano i dirigenti invece qual è? Perché non l'abbiamo mai pensato, non l'abbiamo mai vista dagli occhi dalla mente di un dirigente. Quindi vediamo di analizzare anche il loro punto di vista, perché sicuramente loro le pressioni le ricevono tante. In una piazza come Palermo sicuramente sarà difficile sostenere gli attacchi continui dei tifosi che... Infatti. Talvolta esagerano anche, però mettiamoci nei panni di questi ragazzi, insomma, sono ragazzi. Tu vuoi fare un pronostico prima di passare la parola? Non si fanno i pronostici, non si fanno i pronostici. Posso solo dirti che le quotazioni della vittoria del Palermo sono a 1,26 e invece il Verona? Il pareggio 6,15 15 la vittoria del Verona. Quindi vi diciamo solo che se scommettete un euro sulla vittoria in questo momento sulla vittoria del Verona, vincete 15 euro. Però vincete 15 euro, ma prendete 15 schiaffi minimo da un amico palermitano. Quindi non lo so se vi conviene. Quindi state calmini, perché c'è tanti che sono palermitani. Ci arrivano messaggi e c'è la bandiera al contrario. Quale bandiera? Quella nostra, la vedono al contrario. Cioè noi la vediamo dritta, forse dall'altro lato. La vedono perché è come l'ambulanza, no? Allora, in realtà loro vedono... non abbiamo il tempo di cambiare la bandiera. Allora, in realtà è Omrelap Azrov, che è in cecoslovacco... significa Forza Palermo. Se voi non conoscete il cecoslovacco, cosa ci possiamo fare? Comunque grazie della segnalazione, la bandiera la mettiamo al contrario a modo di ambulanza, così guarda. Però il cappellino si legge bene. Ma quindi a noi ci vedono sotto sopra. Quindi a me mi vedono qua e a te ti vedono là? Esatto. Comunque, ma la scritta Palermo si vede bene? Forse è questa che si vede al contrario. Non lo so, qualcosa sentiamo, si vedrà. Vediamo di chiamare il presidente Miccichè, ci risponde. Comunque avete sempre da ridire, insomma. Però questo ci fa piacere, perché almeno ci guarda. No? Sì, è vero, vero, questo non ci avevo pensato. Presidente, buonasera, benvenuto su Radio Chiama Sicilia. Eccomi qua, buonasera. Come sta, presidente? Bene, voi come state? Noi un po' stiamo fremendo alla vigilia. Ecco. Sta guardando l'allenamento. Ma che clima c'è, presidente? Eccellente, clima eccellente, sia climaticamente, nel senso che c'è caldo, che sta bene, sia dentro la squadra che c'è grande determinazione, squadra molto coesa, molto compatta, veramente abbiamo ottima impressione di tutto questo. Bene. Noi commentavamo sicuramente il pienone allo stadio, domani sarà d'aiuto alla squadra, è una cosa bellissima quella che avete fatto di rendere accessibili gli ingressi allo stadio. Sì, questa è stata una politica che abbiamo adottato già un paio di mesi fa per le ultime partite, solo che per un motivo o per l'altro degli Atalanta e Sampdoria, per esempio, non è andata a buon fine per le note ragioni che conosciamo. Però questo effettivamente per noi è di grande soddisfazione, anche perché
come dicevo gli Zanfarini, un'attestazione dell'affetto della gente dei palermitani per questa squadra, non c'è dubbio. Oggi, domani tutti vorrebbero effettivamente che il Palermo vincesse, si salvasse per poter festeggiare insieme ai giocatori. Questo con me è quanto di più bello ci può essere. Bene. Presidente, io sono Gabriele, salve, molto piacere di conoscerla. Buonasera. Buonasera. Volevo farle una domanda. Pensavamo, come vive? Sappiamo i giocatori che vivono le pressioni e dovrebbero esserci abituati, sappiamo come noi tifosi viviamo con ansia questi momenti. Come vive un dirigente, un alto dirigente come lei, un momento così di difficoltà? Adesso sembra che stiamo uscendo da questo... Non è tanto un momento, capire, perché va avanti da tanto tempo obiettivamente, perché quest'anno è stato un anno troppo complicato, troppe situazioni complicate, troppa confusione, per cui non è purtroppo un momento. Viviamo da diverso tempo uno stato di grande preoccupazione, di grande timore. Oggi obiettivamente siamo in una posizione diversa, perché abbiamo questa possibilità di venirne fuori con i nostri pezzi, già è tantissimo. Comunque io la vivo con grandissima emozione, proprio grandissima emozione, perché è da palermitano, oltre che da vicepresidente, da grande amico di Zamparini, per me proprio da palermitano portare questa squadra a salvarsi sarebbe veramente un risultato straordinario. Un'ultima domanda, senza voler fare polemiche o altro, secondo lei che cos'è che non ha funzionato quest'anno? Ma guarda, sono state diverse cose, devo dirti la verità. Certamente la paura di non farcela, perché vedi tutti questi cambiamenti, queste situazioni, allenatori esonerati, poi riportati, poi allenatori venuti da Sud America che poi sono andati via. Tutto questo, diciamo, è figlio di una grande preoccupazione, che era quello che non ce la potevamo fare. Sì. Allora si cercava sempre qualche strada per venirne fuori, ma non ne veniamo fuori mai. Devo dire che questa ultima è stata la carta vincente. Non c'è dubbio, questo avere riportato Ballardini in squadra e soprattutto avere ricompattata la squadra con lo staff tecnico, che sin da subito si è capito che anche da parte dei giocatori c'era questo desiderio di ricompattarsi, è stato per noi l'arma vincente. Per questa squadra, con il ritorno di Ballardini, si è resa conto che doveva salvarsi, dovevamo salvarsi tutti insieme, ed effettivamente i risultati delle ultime giornate proprio lo fanno vedere, che è una squadra che gioca coesa, determinata, che si diverte anche. No, ma questo è molto chiaro, e tra l'altro molti team adesso adottano, assumono dei psicologi perché ormai l'aspetto psicologico credo sia ad alti livelli determinante. Anche noi in questo psicologi speriamo di fare. Sì, infatti, e quindi sono sicuro che andrà benissimo, però noi, non per essere superstiziosi, però è sempre meglio stare lì a guardare, essere fiduciosi, no, non superstiziosi, ma fiduciosi. No, ma sempre, non è mai mancata, vedi, la fiducia, per fortuna. Quella, io poi conoscendo la mia squadra, i nostri giocatori, non mi è mai mancata la fiducia. Mannaggia, ci sono dei talenti che se esplodessero, fossero esplosi prima, ma comunque io... Però guarda, io ti dico una cosa, salviamoci domani, vediamo un campionato disastroso, dopodiché questi talenti di cui parli tu, che io so... Vedrai che magari esploderanno l'anno prossimo. Tratteniamoli però. Infatti, c'è la volontà, ma ci rafforziamo, non ti credere. Va bene, presidente. Grazie, un abbraccio a lei e a tutta la squadra. Grazie a voi, ragazzi. Grazie, arrivederci. Beh, siamo stati anche tranquillizzati su quello che è il futuro del Palermo. Tratterremo sì. I talenti. Ci vuole fiducia. Bisogna crederci. Sì. Se non ci crede la città, Palermo stesso. Sì, ragazzi, sì, sicuramente. È finita. Cioè, dopo, come dicevo poc'anzi, dopo 10 anni di permanenza in Serie A, aver cambiato circa 53 allenatori. No, ma sai, è anche una rivincita. No, io anche lo capisco, c'è qualcuno dice anche si è stancato. No? Sì, no, senza dubbio. Alti e bassi ce ne sono stati. Senza ombra di dubbio. Questo è lo sprint finale. Però Ugo, vedi, sembra anche a volte riduttivo pensarlo, il Palermo in Serie A possa dare delle ambizioni anche alla città e ai palermitani. Magari, sai, a volte...
Si pensa che non è così, dice, ma è solamente uno sport, è solamente un gioco, dai, un business. No, non è proprio così, non è per niente così. Il calcio, il Palermo Calcio, ha salvato la faccia a tantissimi palermitani. Ti faccio un esempio molto stupido. Io vado in vacanza, vado a Torino. A Torino ci sono due squadre, Juventus e il Torino. Lasciamo stare il Torino, dico c'è la Juventus, Firenze, Fiorentina, Roma, Roma e Lazio. Delle squadre consolidate, delle città consolidate, con delle squadre di calcio consolidate. Oggi il calcio è, ed è da tantissimi anni, lo sport numero uno per eccellenza, il più seguito nel mondo, perché anche gli americani, che prima erano col rugby, adesso vogliono anche loro il calcio e stanno prendendo i nostri talenti. Cosa voglio dire? Che noi ci siamo presi una rivincita, perché possiamo essere fieri di aver avuto il Palermo in Europa League, di aver avuto il Palermo a dei livelli altissimi, di aver portato qui dei talenti che poi il Paris Saint-Germain, che oggi è la squadra più blasonata, ce li ha portati via. E Pastore, vogliamo parlare dei giocatori che hanno militato nel Palermo? Ecco, no? Non voglio far venire la malinconia ai tifosi che ci stanno ascoltando e guardando oggi, però Ugo... C'è Sfeno Cerino a 250.000 euro, quello è stato una cosa di... Cerino poi ha fatto 11 gol col Milan, ma no. Comunque, al di là di questo, la verità è che a noi serve anche, al di là dello stato emotivo dei noi tifosi e dell'orgoglio dei tifosi, serve come città il Palermo in Serie A, perché dà un'impronta alla nostra storia, alla nostra cultura, al nostro status. Forse sto dicendo delle parole difficili da comprendere. No, è chiaro, però io sotto le righe, dico, ne abbiamo parlato poc'anzi col vicepresidente, ovviamente sotto le righe, però io da tifoso, parlo per me, ma penso come me, tanta gente che ci sta ascoltando e tanti tifosi palermitani vorrebbe vedere in questa squadra un po' di stabilità. Continuità. Ecco perché io ho detto tratteniamoli questi talenti. Che sinceramente, Gabriele, abbi pazienza, cambiare 53 allenatori con tutti i... Cioè, non ha tanto senso. No, ma guarda, senso. La continuità non è solo l'allenatore. L'allenatore certamente va a unire il gruppo. Però, Ugo, quello che conta in una squadra è la spina dorsale. Senza almeno due difensori, due centrocampisti e due attaccanti che rimangono lì per cinque anni. Non puoi fare un ciclo, non puoi organizzare un ciclo. Purtroppo sono state partite di giro. Diversi, tantissimi, come dicevi tu, giocatori sono state a partite del giro. Sì, è vero, il Palermo ha bisogno nettamente di questa liquidità, okay. Cioè, è da stupidi pensare però il contrario. Sono tantissimi ragazzi bravissimi nella primavera del Palermo che adesso sono, io faccio l'esempio, siamo messi in fila, non è come un trenino, prima o poi dovranno entrare squadre. Sì, sicuramente. Ci sarà qualche... E non facciamo entrare tutti sloveni. E stiamo diventando sloveni pure noi. Dico, capisco che in Slovenia ci saranno tante, tante cose buone. Il latte, per esempio, il latte sloveno è buonissimo. Esatto. Il latte... Di cosa pensavi tu di Slovenia, che c'è una cosa buona? Ugo, sei sempre il solito. No, la conosco, non ne so parlare. Allora, io ho in linea Ignazio Arcoleo, adesso provo a chiamarlo. Ah, te lo ricordi il grande Ignazio Arcoleo? Io ero molto piccolo, forse sì, ero piccolissimo, però è stato anche lui un giocatore del Palermo per molti anni. Si è vissuto anche lui questi momenti nella sua carriera. Sì. Che impressione. Signor Arcoleo, buonasera. Sì, sono qua. Come sta? Bene, grazie. Questa vigilia del Palermo come la sta vivendo lei? Ma in maniera serena, aspettiamo, sono convinto che il Palermo c'è con grande fiducia. Poco fa abbiamo sentito Guglielmo Micicè, stava seguendo gli allenamenti, c'è un clima di serenità, di steso e di entusiasmo e di carica, e questo secondo me anche la città, ecco, deve vivere questo momento di fiducia, no? Sì, noi siamo, dopo il pareggio di Firenze, insomma ormai è fatto, c'è il Verona
che ormai è già retrocesso, quindi oltretutto il Palermo ha vinto a Verona, quindi non ci sono motivi per stare sereni. In più abbiamo un punto di vantaggio sul Verona, e il Cardi va a giocare a Udine, che vuole fare bella figura per finire bene il campionato, insomma. Sì. Io credo che il Cardi non vincerà mai a Udine, e quindi anche con un pareggio siamo salvi. Signor Arcoleo, salve, sono Gabriele, buonasera. Buonasera. Buonasera, noi siamo un po' scaramantici, anche se non dovremmo esserlo. Però volevo farle una domanda, al di là di parlare che siamo fiduciosi, è certo che quello che ha detto lei è la pura verità, le sensazioni che abbiamo un po' tutti. Volevo farle una domanda, nella sua carriera le è capitato sicuramente questi momenti da giocatore, appunto, di viverli, quest'ansia di farcela, non farcela? Che cosa si vive, cosa succede negli spogliatoi in questi casi? Certo, a me è capitato di andare in Serie A l'ultima partita con il Palermo a Sorrento. Abbiamo giocato in Caponeto a San Paolo contro una squadra che ci ha dato filo da torcere. Mi è successo andare in Serie A col Genoa, sempre all'ultima giornata in casa contro il Modena. No, ma mi scusi, la domanda è: a chi ci si affida prima di una partita importante e decisiva per la propria carriera, e voglio osare a dire per la propria vita anche? A chi ci si affida? Capito, a chi ci si affida? Sì, prima di una partita importante, determinante per la propria carriera, per la propria vita anche, perché molti, dico, viene vissuta anche così. Che cosa si fa? Ci sono dei riti, per esempio? Ma quali riti? È una partita importante come tutte le altre. Lo so, ma ci sono tanti giocatori che avevano dei riti particolari. Assolutamente. C'erano dei calciatori, per esempio, che molto credenti, che pregavano molto, o comunque si sta vicini alla famiglia. Ci si concentra? No. Ci sono, come in tutte le attività, in tutte le professioni, ci possono essere uomini che hanno delle scaramanzie, non so, c'è il giocatore che si mette il calzettone in una certa maniera, ma questo per tradizione, oserei dire. Sì. E c'è quello che fa sempre ripete le stesse cose che fa durante la settimana, perché ha scoperto che se cambia magari qualche risultato gli va, ma c'è un po' di scaramanzia in tutti noi. Non mi piace sentire questi aneddoti, queste cose, perché chiaramente noi non siamo all'interno degli spogliatoi, non lo sapremo mai, quindi solo attraverso la sua testimonianza possiamo sapere come la vivono, e queste cose strambe, insomma, questi racconti un po' particolari. No, come così, come nella gente dello spettacolo, in fondo i giocatori poi sono anche paragonabili assolutamente sì. E quindi ognuno ha le sue scaramanzie, però quando stai per scendere in campo finisce tutto, e c'è la possibilità di agguantare un risultato, e ti scatta l'adrenalina a mille, insomma. e quando capisci che il momento è propizio, così come il momento è diventato propizio per il Palermo, per una serie di circostanze che si sono verificate nelle ultime partite, allora tu hai la convinzione che quello è il momento in cui sei per realizzare una cosa molto importante, che, ripeto, fino a qualche settimana fa era fortemente in dubbio. Per le motivazioni, adesso, soprattutto. La salvezza è a portata di mano. Ce l'hai a portata di mano, giocando in casa, con il pubblico, delle grandi occasioni, perché lo stadio sarà pieno, stracolmo. Quindi hai la possibilità di vincere contro l'ultima in classifica, hai tutte le carte in regola per salvarti. Oltretutto il tuo diretto concorrente va a giocare a Udine, una piazza diciamo che è molto esigente, con un'Udinese una squadra abbastanza coriace, forte. Tuo ha 5-6 giocatori squalificati, va in campo esterno con 5-6 giocatori squalificati, insomma ci sono tutte le condizioni per stare abbastanza sereni e tranquilli che il risultato
sarà quello giusto per salvare. Oltretutto non è che giochi contro la Juve e hai vinto lo scudetto contro il Napoli. Infatti. Non è un incontro proibitivo, è un incontro contro una squadra già retrocessa che sicuramente farà la sua parte, insomma cercherà di rendere dura la vita al Palermo. Certo. Ma giochi in casa, se ti va a dire, insomma. Dico, solo, mi pare appunto solo a Torino ha vinto fuori casa, se non ricordo male, il Verona. No, ha fatto soffrire il Milan. Ha fatto soffrire il Milan, vabbè, dico proprio domani. Dico sì, ma il Verona ha preso in casa con Frosinone, ha preso in casa con Cagliari, ha preso in casa con Frosinone, con Palermo, insomma. Dico, dovrebbe cioè, essere è una squadra che non è trascendentale. Infatti. Anche se ha battuto domenica scorsa la Juve, il Verona ha fatto una bella partita, potuto dare, diciamo, una grande prova di dignità, si è salutata col suo pubblico in maniera fantastica, pur essendoci, diciamo, la retrocessione già consacrata. Oggi è un'altra storia, domani è un'altra storia, poi si gioca di sera, insomma. Infatti. Va bene, va bene. In particolare a non trascurare, perché no, certo, il Palermo dovrà spingere molto e sì, quello sicuramente. E il giorno fa molto caldo, però le nostre serate in questo periodo sono abbastanza fresche. Si sta bene, si gioca bene. Freddino, se devi dire, per cui la prestazione ci potrebbe essere a mille per mille. Assolutamente sì. E bene. Come poi, poi come valori strutturali di squadra, io penso che il Palermo sia nettamente superiore a questo Verona. Sì, quello sicuramente. Va bene, Nicoleo, grazie, forza Palermo. Quindi la cosa importante però è andare allo stadio. Quello sicuramente. Tutti, il pubblico deve essere il dodicesimo giocatore in campo. Bravo, esatto, il dodicesimo giocatore in campo. Sì, bellissimo, sì, mi è piaciuto. Sì. E io vi posso garantire che questo effetto, quando tu nel momento in cui scendi in campo, io nel Palermo, nel mio anno, nel mio primo anno di Serie B col Palermo, sì. E io avevo lo stadio sempre pieno e l'effetto è l'effetto è micidiale. È importante, certo. Noi volavamo in campo sotto la spinta del pubblico. È importante, assolutamente. E così volerà il Palermo, io sono convinto domani. Bene, grazie. Grazie. Grazie mille, forza Palermo. L'Ajax del Palermo spiegherà le sue ali verso il successo. Sì. Grazie mille, una buona serata. Arrivederci. E insomma, sembra che tutte le condizioni siano a Ugo, ogni volta che il signor Coleo diceva vabbè, ma tanto domani gioca con l'Udinese, insomma, è fatta. Io pensavo a tutti quei tifosi e dico, ma perché faccio a difensare a chi? Insomma, perché? L'ho pensato anch'io. Ci sta. Ma non dobbiamo essere scaramantici, noi dobbiamo avere consapevolezza della nostra forza e basta. Perché la scaramanzia non serve a nulla. Assolutamente. Nulla. Diciamolo assolutamente. Forte e chiaro, la scaramanzia non serve a nulla. Però non dobbiamo essere troppo sicuri, quello sicuramente. No, bisogna come essere diceva, obiettivi senza scaramanzia. Dobbiamo giocare, le condizioni sono buone, quindi siamo avvantaggiati da questo punto di vista, un serale. Però no, io sono dell'avviso pieno. Che non è per una questione scaramantica, perché pagare prima? Perché parlare prima? Ah. No, perché pensavo a un detto. Paga prima e mangia pisci per tutto. Allora, e perché parlare prima? Perché parlare prima non serve a nulla. Quello che conta sono i fatti, non pugnette. Chi è che diceva fatti, non pugnette? Fatti, non pugnette. Bene, chi abbiamo? Totò Schillaci, se ci risponde, vediamo, facciamo un tentativo. Vediamo se riusciamo, perché il grande Totò. Se riusciamo in questa impresa, notti ragazzi. Notti magiche. Inseguendo un gol. Se riusciamo in questa impresa. Vediamo, squilla, forse squilla abbiamo beccato. E se domani finiste 3-0? Totò, rispondi. Totò non risponde. Niente, non risponde Totò. E vabbè, pazienza. Totò non risponde. Sarà impegnato. Proviamo un altro numero,
Ragazzi, cosa io, che succede, io, prima, ragazzi. Prima che speriamo di rintracciarlo, però volevo fare una premessa. Ci dispiacerebbe non parlare con te. Siamo, ci metteremo a confronto con una leggenda. Io volevo ricordare che nel 90, Italia 90, quindi il mondiale del 90, io ero piccolino, mia sorella ha avuto l'orticaria proprio per la forte emozione. Ha avuto l'orticaria. Noi siamo andati al punto soccorso. Mio padre non pensava tanto all'orticaria di mia sorella, ma pensava che non si stava vedendo la partita. Però c'erano tutti con le radioline al punto soccorso, la gente è tumefatta con un occhio in mano, però non gliene fregava niente. In quel momento interessava Toto Schillaci, fai gol! Questo pensava, la gente aveva gli infarti là, ma siccome era lì al punto soccorso non c'erano problemi, perché subito venivano soccorsi. E insomma, Toto Schillaci quell'anno è arrivato secondo nella graduatoria per vincere il pallone d'oro, solo dopo Lothar Matthäus. In più ha vinto il capocannoniere, il trofeo come capocannoniere del mondiale. Gli Schillaci la conosciamo tutti. E peccato che non riusciamo a... Non risponde Toto Schillaci. Però vogliamo ascoltare vediamo se riusciamo. Sì, no, volevamo sentire appunto poco fa col mio... Sì. Bei tempi, eh? Sì, mare, sì. Sì. Dopo questo non puoi rispondere a quelle. Aspetta. Vuoi cantare? Che vuoi fare? Ah, questo è d'obbligo, sicuramente. Sembriamo un po' di Forza Italia però in questo momento. Comunque a me la bandiera che piaceva di più non era tanto, vabbè, la bandiera dell'Italia, chiaramente siamo nazionalisti, però era la bandiera dell'Italia con nel bianco la faccia di Toto Schillaci, quella, perché quella ha fatto il giro del mondo, perché tutti pensavano che l'Italia era, lui era il presidente del Consiglio, sì, Toto Schillaci, c'era lui, e poi infatti Silvio Berlusconi ha preso spunto da questo e ha messo la sua faccia e ha fatto il partito Forza Italia. Niente, Toto non risponde. Vediamo i gol, che... ovviamente, grande Toto. Toto. Questo è un momento storico di Toto, sicuramente. Questo è vabbè, andiamo avanti, ci sono altre persone avanti, che sì, vogliono sì, facciamo partecipare, le altre eventualmente poi riproviamo se vediamo se abbiamo la scaletta, vediamo a che ore sono le 17:04, dico in teoria potremmo riprovare a chiamare Toto, dico può essere che siamo fortunati e ci risponda, vediamo un attimino. Quanti anni sono passati, mamma mia? 16 anni. No, scusami, 16, 26. 20, appunto, 90. 26. 2016. 2016. 26 anni. Qua c'è un tu che non capisco cosa sia. Tu è il rumore del telefono di Toto. Fa tu. Tu domani dove la vedrai la partita? Domani a casa, da casa, sì, esatto. Sì. C'è un piccolo pelino nella sciarpa, spero che sia un pelino, un capello biondo, una parrucca, capello biondo, ragazzi, capello biondo, mamma mia. Non vorrei dirtelo. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, chi chiamiamo? Tano Vasari. Sì. Tano sì. Vasari, lo possiamo assolutamente chiamare. Qua c'è un altro tosto. Già. Un altro tosto. Quanto correva Vasari?
Mamma mia. Quanto correva, lo sai? Ma che velocità, ma che polmoni. Già. E che cross. Poi segreteria, no. Non c'è segreteria telefonica. Tanino, Tanino Vasari. Va bene, ci siamo fatti. Provo di nuovo io, continuo. E allora, stavamo provando a chiamare a Gaetano Vasari, ma forse abbiamo sbagliato il numero, ma non so cosa è successo. Ora Gabriele si è in maniera molto discreta allontanato e sta cercando di rintracciare Gaetano Vasari, che come sappiamo tutti ha un'attività commerciale, quindi probabilmente ha persona. Quindi ce lo stiamo facendo passare. L'attesa è lunga. Eccolo, l'abbiamo beccato. Ciao Gaetano, come stai? Bene, tu come stai? Bene, bene. E allora, noi abbiamo sentito nell'ordine Micciche, Ignazio Arcoleo, Totò Schillaci è micidiale, ha 12 telefonini, non ne risponde nemmeno a uno. E adesso è il tuo turno. Che ne pensi della partita di domani? Ma è una partita molto importante, una partita che diciamo che ci giochiamo l'annata, una partita che dobbiamo vincere a tutti i costi per ottenere la salvezza, che sicuramente questa piazza merita. Infatti, stadio pieno, ovviamente questo è una cosa molto importante. Sì, diciamo che la partita dell'anno, il presidente Zamparini ha fatto bene a mettere il biglietto a poco prezzo per riempire lo stadio, che diciamo che la squadra ha bisogno del pubblico per ottenere questa vittoria e ottenere questa salvezza. Sarebbe male questa annata un po' maledetta. Turbolenta. Tanino, una domanda. Cosa facevi tu prima di una partita così importante? Ti concentravi? Come ti concentravi? Ma diciamo che dormivo poco, perché la partita io ne ho fatte tante di queste gare, tipo il Lecce Lazio, dove dovevamo vincere per salvarci, alla fine ce l'abbiamo fatta, perciò dormire la notte è molto difficile. La situazione la prendi così, e diciamo che ho avuto sempre la fortuna di che alla fine è andata sempre bene. Vabbè, ma tu eri fortissimo, Tanino. Io non posso dimenticare i cross tuoi, la tua velocità. Micidiale. Di avercene giocatori adesso come te. Ci sono i talenti nel Palermo. Ne parlavo col presidente Micciche, però questi talenti non sono esplosi ancora. Forse perché questa piazza, non la piazza, perché non sono i tifosi, forse perché la squadra non c'è coesione. Che cosa è successo per te? Diciamo che quest'anno abbiamo avuto tanti cambiamenti, si cambiava l'allenatore ogni 2-3 settimane, per i giocatori stessi è molto difficile ottenere concentrazione e dare il massimo, perché bisogna, ogni allenatore che viene bisogna assimilare gli schemi ed è difficilissimo, perciò diciamo che la colpa non la do ai giocatori, diciamo che un po' di colpa ce l'ha il presidente che sconvulsolava sempre ogni 2-3 settimane questa piazza e la squadra. Sì, molto destabilizzante. Ma cosa pensi tu, a te lo possiamo chiedere, Tano, cosa pensi del futuro del Palermo? Perché si legge Cina, America, Zamparini va via, cosa pensi tu? Ma io mi auguro, come tutti i palermitani, come tutti i tifosi del Palermo, che se viene qualcuno venga ad investire e viene con voglia di ottenere dei risultati importanti, perché questa è una piazza dove si può lavorare bene, dove si può fare bene, e questa gente merita altri palcoscenici importanti, e mi auguro che chi verrà possa fare bene. Zamparini, come abbiamo visto, ha più stimoli di rimanere qui a Palermo, perciò è giusto che c'è da questa società, e ci auguriamo nel migliore dei modi. Ma scusami, ho capito bene, Ugo, e quindi deve venire qualcuno a investire Zamparini? Scusa, no. No, no, no,
non ho seguito bene. E allora, perdonami la battuta, era doverosa. E allora, Tanino, per domani gli facciamo quattro scalette? o facciamo quattro parigini? Che dici? Domani al Verona. In campo con il coltello tra i denti e dare il massimo. Eh sì. Dove la vedrai la partita domani? A casa. Io andare allo stadio, diciamo che poi mi viene voglia di scendere in campo. Esatto. Non mi sembra il caso. Ma sai, camuffa, ti mettiti in panchina, magari ti buttano dentro. Non se ne accorge nessuno tanto, Danilo. Ma poi cioè, ti ho visto di recente ancora un fisico, cioè ti tieni in forma, voglio dire. Diciamo che io mi alleno, faccio un po' di palestra, faccio la partita una settimana. Ma poi guarda, basta mangiare il bisogna mai fermarsi. Basta mangiare il pane buono, quello che non fa ingrassare con la farina. Tanino, bravo. Tanino, allora chiudiamo con un forza Palermo. Sempre. Ciao Tanino, ciao. Grande Vasari, mamma mia. E allora, per chi non lo sapesse, le mie battute erano dovute all'attività di Tanino Vasari, che ha una bella attività avviata in via Alcide Gasperi. In via Alcide Gasperi, caldo pane. Pane buonissimo e corri come a Vasari. Io riprovo a schillarci perché sinceramente non mi posso dare pace. Cioè, se non parlo schillarci, ragazzi, mi posso dare notti magiche insegue. Ma aveva delle interviste oggi, dico. Cioè, proprio ti sei scartato la giornata per tormentare. Giornata sbagliata. Quindi la maggior parte la vedo a casa domani la partita. Niente, vabbè. Andiamo avanti. Sabatone, non me la potevi fare questa cosa, Sabato. E ti dovevo chiedere un mare di cose. Perché al provino mi hai scaitato? Prima mi dicessi sì, poi mi hai scaitato. Non lo so, perché non lo so. Volevo già vendere un giocatore. Sì. Mi ha detto ti farò fare strada. Poi forse parlava dell'ANAS, Società Autostrade. Non lo so. Comunque. Bene, chi c'è adesso? Un altro big. Sono le 17:13. Vabbè, considerato che telefonata, proviamo a chiamare a... Non lo dire. Non lo diciamo, a sorpresa. Beh, la gente lo sa comunque. Ah, lo sa. Allora diciamo, Giovanni Tedesco. Penso a me. Giovanni. Pronto Giacomo? Pronto Giovanni, sono Ugo Gravante, Radio Chiama Sicilia. È Giacomo. Giacomo, scusami, ciao, come stai? Posso. Allora, come stai vivendo? Mi puoi chiamare tra 10 minuti, che sono nel pulmino, arrivo... Scusami, ok, fa 10 minuti. Non aspettare, perché sto guidando. Scusami, ok, grazie. Va benissimo, grazie. A dopo. Giacomo Tedesco, il fratello. Altro giocatore di calcio importantissimo. Quindi 10 minuti, stava guidando. Abbiamo bisogno di sentire le sue impressioni, cosa ne pensa. Il fratello di Giovanni, che ha militato nel Palermo, sì. Giacomo. No, ho sbagliato Tedesco. Sì, è sbagliato Tedesco. Meno male che non hai chiamato Pastore Tedesco, perché in quel caso avremmo sentito. E allora io volevo vedere un attimino le ansie che stanno girando, le ansie che stanno girando per adesso sul Palermo. Allora, sulla formazione pare che in prima linea Girardino, perché sì, Girardino sicuramente è lì che fa da boa. Ballardini dice problemi con il Carpi, pensiamo solo alla nostra partita, è giusto che sia così, assolutamente. Io c'è tutta questa montatura
da parte del Carpi, vabbè, un po'. Vabbè, scaramantica. Secondo me ci vogliono fare perdere l'attenzione, distogliere l'attenzione, esatto, quindi tutte quelle giudice, cose. Non torna Pazzini, buon per Pazzini, ma non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente. Vediamo la formazione del Palermo di domani. La formazione da qua domani sera cambierà 200.000 volte. Vediamo che cosa c'è. Poi c'è questa roba del Verona, se il Verona retrocede incassa 25 milioni di euro, vabbè, sono una serie di 2 mesi fa sulle retrocessioni, no? Quella sì, vabbè, ma questa è sempre acqua che insomma che non fa bene. E allora, formazioni, nel frattempo sì, ma qua vediamo... domani, guarda, cambieranno talmente tanto con Schillaci, perché non mi posso dare pace. Vediamo se, allora, Sorrentino non può assolutamente mancare, perché è veramente l'ultimo baluardo nostro ed è stato Cionek, Gonzales, Andelkovic, Rispoli, Iliemark, Maresca, Morganella, Vasta, Schez, Tardino. Sì, tra mezz'ora cambiano tutte. Tra mezz'ora sicuramente cambieranno i 10 undicesimi. Secondo me Gilardino e Rispoli rimangono. Poi Gilardino sì. C'era solamente un dubbio se tra i Koski. Sì, infatti. Qua sono, insomma, non so, vediamo chi alla fine avrà la meglio. Perché sicuramente Quaison è stato, mi pare, titolare con la Fiorentina. Correggimi se sbaglio, dovrebbe essere così, quindi, però tra i Koski ha fatto un bellissimo gol, quindi comunque scosse in più anche dal punto di vista di motivazione e di forza in campo. C'ha più tecnica qua, insomma. Poi ci dicono abbiamo la bandiera al contrario. Ma la bandiera al contrario è proprio... Allora, se la bandiera è al contrario, girate i computer, girate i computer, che è colpa nostra. No, il cappellino si vede bene. Sì, ma dico, se è la bandiera al contrario, prendono il computer e lo girano. Quindi è speculare la cosa, giusto? Vedete sempre parolacce, dice, siamo in online. È speculare. Allora, riproviamo con Totò, dico, e poi passiamo a... 10 minuti, perché già 5 sono passati. Anche perché ci stiamo dilungando un po'. Alle 17:20. Proviamo alle 17:22. Proveremo con Giacomo Tedesco. Niente. Non ci risponde. Ma guarda, è normale. Schillaci è talmente veloce che in questo momento è irraggiungibile. Quindi il telefono da una parte e lui da un'altra parte. Sì, perché considera che c'è l'antenna e l'onda che non riesce proprio a prendere il segnale, perché lui è sempre più avanti. Sì. E quindi l'onda sta dietro. È una legge di fisica. Quindi non è... Schillaci sta al telefono come non lo so, il cane sta col gatto. È una cosa proprio impossibile. Bellissimo. Quindi è così. E allora, se qualcuno ci vuole scrivere qua in chat, ci vuole telefonare 393-228-5918, per qualsiasi tifoso. Cosa, noi però ne vogliamo approfittare per sempre questa nostra vetrina, ricordiamoci chi siamo. Radio Chiama la Sicilia, quindi Associazione Chiama la Sicilia, noi organizziamo giorno 25 di questo maggio, mercoledì, Antica Birreria Moretti, ci sarà un karaoke, come dicono i cinesi, saremo lì. Gigio lap dance, ci sarà Topo Gigio a go-go. ci sarà una bellissima iniziativa dell'associazione Dittina Vespa, sì. Che tutti coloro che vengono in Vespa darà il 50%, rimborserà del 50% tutti. Sì, 10 il prezzo, la gente non capisce. Allora, Giro Pizza è 12 euro. Se vieni in Vespa,
paghi 6 euro. Paghi 6 euro. Avrai una fotografia anche. Certo, verrà documentato questo fatto della Vespa, chiederemo il libretto, chiederemo l'assicurazione, vi faremo un fermo, ci sarà un posto di blocco proprio adatto, quindi se non siete assicurati, in quel caso avrete lo sconto del 50%, ma la multa, ma la multa dimenticate più. È pari a 250 euro e 3 punti della patente. Quindi mi raccomando, venite col casco perché Giacomo, vediamo se c'è questo. No, ancora è presto, no. Aspettiamo ancora qualcosina. Okay. Abbiamo provato noi a chiamarlo, scusate, alle 17:14 e 24, 10 minuti, noi vogliamo essere corretti, precisi e corretti, anche perché l'abbiamo chiamato Giovanni, invece era Giacomo, quindi non, non vogliamo, ecco, perché c'è il numero che ci hanno comunicato non era proprio quello, era sempre di tedesco, però era di un altro pastore, di un altro tedesco. Bene, adesso, quindi dicevamo, karaoke e poi, cosa, primo luglio, ma spiegatevi, un mese, quanti un iscritti mese, abbiamo? Allora, abbiamo due iscritti, ne abbiamo bisogno di 10, diversamente il festival della canzone non si potrà fare, no, perché ci vuole un minimo di 12 cantanti, quindi chi vuole partecipare dico a questo io festival, e Ugo ci iscriviamo, attenzione, però se siamo 8 ci iscriviamo noi, quindi, ok, info@chiamalasicilia.it, una mail con scritto mi voglio iscrivere al festival immediatamente i carabinieri tutte le delucidazioni sul caso. Diversamente, se rimangono in due, e mi auguro di no, perché sarebbe veramente un peccato, e purtroppo il festival... Se rimangono in due, questi due si iscriveranno alla nostra associazione e faranno i volontari. Sì, e pagheranno per gli altri, che poi pagare, voglio dire, è una cosa bella quello che facciamo. Cerchiamo volontari, questa finestrella, apriamola, cerchiamo volontari. Noi stiamo sempre di più aumentando le nostre iniziative, però siamo quelli, non ci possiamo sdoppiare, non abbiamo il dono dell'ubiquità, anche se siamo stati dotati di altri doni, cioè di amore, pazienza e benevolenza, però il dono dell'ubiquità ancora il nostro Dio non ce l'ha dato. Quindi abbiamo bisogno di voi dai 16 anni, perché per volontari, testo, volontari, no, 18 anni, quindi dovete avere 18 anni per il festival da 16 anni. Per il festival da 16 anni. Scusami, sono confuso, quindi 18 anni per chi vuole essere far parte della... siamo qui, sempre la stessa mail per chiedere informazioni, in quel caso potete anche iscrivervi direttamente dal nostro sito su Google, chiama la Sicilia trovate anche il format per la prescrizione, esatto, è quello che volevo dire, la prescrizione, mettete il vostro numero di telefono, il nome e cognome e possiamo tranquillamente già fare la prescrizione. Adesso sentiamo un altro calciatore che ha fatto la differenza nel suo ruolo. Sì, Giacomo? Pronto? Giacomo, ciao, ci senti? Radio Chiama la Sicilia. Pronto, mi senti? Sì, sì, ciao Giacomo, Radio Chiama la Sicilia, ciao, scusami se ti disturbiamo in questo momento, puoi parlare adesso? Non mi disturbate. Perfetto, e allora noi siamo Radio Chiama la Sicilia, stiamo facendo appunto una trasmissione sul Palermo Calcio, volevamo farti una domanda semplicissima. Sì. Hai vissuto tu delle partite nella tua carriera? Cosa hai provato alla vigilia di queste partite importanti? Facevi qualcosa? Avevi un rito? Cosa facevi, insomma? No, diciamo che c'è sempre un po' d'ansia, un po' di... Già, perché ci sono arrivato nel bene e nel male tante volte. In 9 anni di Serie A ci sono sempre arrivato o che mi dovevo salvare o speravo che l'altra partita, diciamo, il risultato andasse a favore, invece c'è quando andava bene, c'è quando andava male, però se dipendeva da noi che dovevamo vincere non si pensava ad altro, si pensava a giocare al massimo perché c'è un'opportunità grandissima per i ragazzi, per la società, per la città. C'era
scusami se ti interrompo, ti ricordi qualcosa di particolare che qualche compagno faceva per scaramanzia, qualche aneddoto che ci vuoi raccontare? Perché noi non li sapremo mai queste cose. Perché no, scaramanzia, nulla di questo, per distoglierci dal pensare solo alla partita. Si poteva organizzare una partita di briscole 3-7, giusto per o di scala 40, sì, bello. Ma giusto per distendere, per distendere, non pensarci troppo, però alla fine sai che c'è una possibilità troppo importante. E allora sono sicuro che arriveranno al meglio domani a disputare questa partita. Sì, sì. Perché se la sono guadagnati nelle ultime giornate, poi... allora... auguriamo tutti che possa andare bene. Che andrà bene, sì, sì, a parte la scaramanzia. Poi c'è quella cosa importantissima che è la coesione del gruppo, e che quindi chiaramente quando cambiano tanti allenatori è difficile raggiungerla. Nelle ultime settimane si è vista una squadra solida, tutti con la stessa idea, con la voglia di lottare, tutti nel voler raggiungere l'obiettivo della salvezza. Mentre prima c'era un po' di spaccatura, troppi cambi, però adesso è stato bravo il mister nelle ultime 5-6 partite a trovare la mentalità giusta, a dargli la motivazione giusta a questi ragazzi, perché se sono arrivati a giocarsi la salvezza significa che qualcosa c'era. Sì, l'importante sì. È che l'hanno trovata alla fine e domani possono permettere alla città, ai tifosi, di disputare un altro anno di Serie A. Ed è stato anche bravo il presidente a richiamare Ballardini. È normale. Diamogli un plauso ogni tanto, annaggia. Io da palermitano dirò sempre grazie a Zamparini, perché ci ha fatto vivere, ci sta facendo continuare a vivere tanti anni di Serie A. È normale che qualche errore possa commetterlo pure lui, è umano, però lo fa sempre per il bene del Palermo Calcio, della città. Non so se senza Zamparini Palermo dove stava. Infatti. Allora io dico sempre grazie da tifoso, da palermitano. E poi secondo me queste cose sono dettate anche dall'ansia, ne parlavamo poco fa con il vicepresidente Amici. Tanti giovani promettenti, però ci vuole tempo. Io sono convinto che la stessa squadra il prossimo anno fa un grande campionato, con un anno di maturazione in più, perché tanti giocatori arrivano in un campionato dove... Certo. Diciamo è tutto nuovo, certo. Però nelle ultime partite gli italiani hanno fatto la differenza, gli hanno fatto capire agli stranieri che o si rema tutti dalla stessa parte o, bravo. O è difficile. Bravo. Cioè, il merito è di... Diciamo i più grandi, anche Maresca stesso. Sì. Gli italiani però. Sì, sì. Hanno fatto capire effettivamente l'esperienza, quella che conta, perché in certe partite, al di là parliamoci chiaro, al di là della corsa e ci vuole tanta esperienza. E capire anche il movimento degli avversari, aspettandoli, non per forza buttandosi a capofitto, facendosi trasportare dal momento, dalla frenesia. Ci vuole tanta calma e quello la possono avere solamente... No, quello alla fine, ho detto, come gli italiani... sono riusciti a tirare il gruppo. Sì, a creare un grandissimo gruppo. Sì, sì. Sì. Di cosa ti occupi tu adesso, Giacomo? Adesso scuola calcio. Scuola calcio? Sì, scuola calcio a Tommaso Natale. Si lavora per cercare un giorno di regalare qualche palermitano in prima squadra. Bravo, bravo. Ce n'è tanti, ragazzi. Giovanile l'abbiamo dato in questi anni. E speriamo un giorno vederlo giocare come i tanti. Tedesco, Vasari, Galeotto, Cantofranco, tanti altri compagni, ce ne sono stati tanti, ne nomino alcuni, però ma ce ne sono che il giorno ci possa essere un palermitano. L'abbiamo visto quest'anno, sono felice, un giorno mi auguro che uno della mia scuola calcio possa esordire, perché significa che si lavora bene. Ma poi il tifoso, dico, tutti i giocatori li vogliamo bene, per carità, però il tifoso avere l'idolo palermitano sarebbe bellissimo, una cosa proprio, magari anche attaccante, mi piace tanto pensare a questa cosa. Bello. Qualche palermitano in più in squadra. Sì. Va bene. Tu domani dove la vedrai la partita, Giacomo? Domani no, in tv. C'è mio figlio, il piccolo, che giustamente è malato del Palermo, perché l'ho convinto a tifare solo Palermo, perché è la sua città. E domani lui sarà presente allo
stadio. Sì, sì, no, lui sempre, tutte le domeniche, perché è giusto che sia così. È bello, sì. È nonostante bello. Abbia 13 anni, mi vada solo perché... Complimenti. Vuole vivere dallo stadio, sì, sì, sì. Bello, questo è bello, complimenti. No, bello, questo, perché devi fare per altre società che non ci appartengono. No, quello infatti. Anche perché, anche perché e si gioisce per la propria città. Anche perché se vai a Torino non tifano certamente Palermo, quindi. No, anzi a Torino tifano che la Sicilia scompare. Sicuramente. Bravo. Infatti. Allora, dobbiamo essere più forti noi siciliani tutti. Bravo. Grazie Giacomo, forza Palermo. Grazie a voi sempre. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Allora, compagno, io mentre facevo l'intervista t'ammuttavo perché tu non ti vedevi proprio in una posizione, diciamo, poco gradevole alla vista, quindi vabbè. Cercavo di... Ma se tu il telefono... E da Forza Palermo diventiamo una cosa pornografica. Allora, alza questo telefonino, così la gente vede che è un telefono... Mani in alto. Mani basse. Va bene, abbiamo fatto Lauretta, quindi io... Ah, pure Lauretta dobbiamo chiamare? Sì. Ah, Lauretta mia, bimba dorata. Io direi di lasciare il nostro... La vogliamo fare, l'ultima prova. Dai. A tua torta. Sì. Cioè, questo mi denuncia, dopo tutte queste telefonate, secondo me mi denuncia per molestie. Con... vabbè, sarà impegnato, Aveva dato la disponibilità, però evidentemente ci sarà stato qualche problema. E niente, io stavo pensando come lasciare il nostro pubblico, salutare il nostro pubblico. E tu hai qualche idea, Gabriele? Allora, inizia a mettere l'idea perché abbiamo sforato Lauretta, lasciamo stare Totò. Allora, Lauretta purtroppo si è sforata. E quindi salutiamo il nostro pubblico. Con cosa allora, io la cosa in testa la avrei, Gabriele. Se tu sei veloce, io bene. Ce l'ho. Se no, qua. C'ho una cosina che mi piacerebbe mettere. Eccola, io sono pronto. Lancio io, lanci tu. Io. No, ce l'ho. La stessa cosa che volevo mettere io. Sì. Dai. Mettiamo audio o mettiamo audio e video? Audio e video. Un'emozione forte, bianco e nero per la vita. Se poi la notte è magica, l'Europa è una partita. Una città, una terra, 100 anni in una sera. Lo stadio canta una canzone, alziamo la bandiera. Vinci per noi. Udinese, vinci per noi. Grande cuore bianco. Non puoi abbandonarci ora. E vi lasciamo con questo sottofondo musicale. Perché la scaramanzia non serve. Assolutamente. Ma serve solo una cosa. Sapere giocare a pallone. Basta. E domani vincerà il migliore. Vincerà il Palermo. No, assolutamente. E vincerà il migliore. E ci siamo anche. Ok, bene. Ha detto il telefonino. Noi non abbiamo detto niente. Il telefonino ha detto vinci per noi magico Udinese. Io non c'entro niente. Noi, se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, noi siamo i prossimi Ficarra e Picone. Sì, Picone e Ficarra, Ficarra e Picone. Esatto. No, noi non siamo Ficarra e Picone, siamo Gabriele e Ugo, basta. Gabriele e Ugo. E diciamo che se qualcuno ha qualcosa da dire può chiamare a lui. No. Se ha qualcuno ha qualcosa da dire, io non lo conosco. Io non ho mai fatto radio. Manco io. No, uomo de panza solo. Ciao a tutti, forza Palermo, andate allo stadio, comunque guardatela in televisione e tifate al massimo. Questo si vedrà dritto secondo te? Ma comunque. Ciao ragazzi.